Cristo fra mito e realtà. Purtroppo la figura del Cristo è stata ed è usata in maniera poco nobile. Prima di tutto voglio ricordare che prima del Cristo vi sono stati altri Cristi in tutte le religioni del passato. Tutti hanno copiato l'idea e forse l'idea ha dato corpo e sostanza a quello spirito ideale che tutti vorremmo essere stato anche reale. Ma questa certezza non c'è. Non che abbia importanza per me se il Cristo è davvero esistito oppure no. So che come spirito esiste e non solo. La figura del Cristo è per me collocata fra gli innumerevoli messaggeri che le leggi divine hanno concesso di incarnarsi per contribuire all'evoluzione dell'umanità. Molte cose il Cristo non le ha dette e mi chiedo il perché. Poi cerco di trovare le risposte, ma le risposte o non arrivano o sono risposte insoddisfacenti. Quindi sono costretto a pensare che anche la figura del Cristo e i suoi predecessori sia un'invenzione di qualche sacerdote illuminato che ha voluto inventare un personaggio che servisse da esempio per la plebe. Ciononostante, proprio io mi ritengo un miracolato dal Cristo. Forse i vari Cristi non sono mai venuti sulla terra, ma è sicuro che esistono nelle altre dimensioni, così come è sicuro che esistano Cristi molto più evoluti del Cristo che ci hanno proposto. In fondo, è un Cristo adatto ai tempi in cui si è manifestato. Mi chiedo, se tornasse ora, direbbe le stesse cose?